Nelle vene d'Europa o in quelle di Bruxelles scorre la vita quotidiana di migliaia e migliaia di persone che ogni giorno si incontrano per quella che io definisco una rappresentazione pacifica in nome della ricerca di un compromesso. Un compromesso che diciamo concili gli interessi dei 27 paesi membri dell'Unione Europea con un interesse superiore che è quello dell'Europa, questa entità economica, politica, strategica che noi abbiamo creato ma che ha un dovere nei confronti dei popoli europei, cioè dire quello di non fermarsi in questo momento ma di andare avanti creando nuove competenze, intervenendo in campi nuovi per dare la possibilità a questo continente di contare nei futuri equilibri del mondo.